Assessore, è già partito questa mattina, ma nel pomeriggio viene presentato ufficialmente alla città il servizio di assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili. Sì, stiamo presentando questo progetto alla città. Per la verità la dovremmo presentare al distretto. Non so se gli altri verranno, però la stiamo presentando. Questo servizio durerà un anno e assisterà per tutto questo anno 99 anziani di tutto il distretto. Distretto di cui il comune di Canicattì è capofila, che comprende i comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Camastra, Campobello e Revanusa. Questa è una delle azioni previste dal piano di zona della legge 328 del 2000. Le azioni sono diverse. Oggi stiamo iniziando con questa qui, fra poco partiremo con altre azioni. Anzi, devo dire che oggi è iniziata un'altra azione che è con sede a Ravanusa, che è quello del gruppo appartamento. In questo gruppo appartamento vanno a essere ospitati quei malati psichici che hanno superato la fase critica e che sono in grado di autogestirsi con l'assistenza di alcuni operatori. Quindi oggi parte anche questo servizio. A fra breve partiranno altri servizi come la ludoteca all'ospedale di Canicattì e va bene, è Per quanto questo. riguarda questo servizio, Canicattì, lei ha detto 99 complessivamente Sì. per tutto il distretto, mentre